Questa è una giornata di festa, perché oggi questa presentazione è anche un motivo di incentivare i ragazzi a fare moto, a usare la bici in questo caso, ma anche a conoscere la città. Sono valori ai quali noi facciamo riferimento già da anni, poiché abbiamo impostato il nostro istituto comprensivo statale sull'indirizzo sportivo, un ampliamento dell'offerta formativa gratuita per famiglie ed alunni, proprio per poter inviare i messaggi positivi che lo sport porta con sé già di per sé. Oltretutto abbiamo utilizzato anche la prospettiva culturale di Brindisi Città dello Sport del 2014, il protocollo d'intesa, per poter impostare tutto quello che è stato utile per poter inviare ai bimbi i messaggi positivi che lo sport porta con sé. Abbiamo avuto un grande riscontro e si confeziona con oggi anche un'ultima tappa per quest'anno scolastico, un incentivo all'utilizzo della bicicletta che possa essere anche un incentivo alla conoscenza del proprio territorio, perché siamo convinti del fatto che se non ci si innamora del proprio territorio non si lavora per preservarlo e per poterlo perpetuare alle altre generazioni. Tra l'altro per la prossima edizione è previsto anche un concorso a tema per questa scuola. Infatti, cerchiamo di poter inserire nei nostri percorsi diverse particolarità, sia cognitive, sia logico, sia matematiche, sia di prospettiva astratta, perché stiamo lavorando molto anche sugli sport che hanno come prerogativa l'astrazione, il miglioramento della capacità di astrazione, come scacchi, dama, duathlon e triathlon. Pertanto, effettivamente, proprio è quello che ci voleva, in un'armonia generale di intenti scolastici e culturali diversi.